Bella fiesta a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Sesta giornata delle fantasquadre su FIFA. Perdonatemi un po' il tono, la voce ragazzi, ma veramente mi sono fatto una dormita pomeridiana di tipo 2 ore e forse anche di più. E ora ci metto un po' a svegliarmi. Tanto vi leggo la classifica all'ultimo video. Aston Villa ci saluta a 4 punti, Blaugrana 3 punti, Roma 3 punti, FC Roma 3 punti. Squadra Praga e Raccatale a un punto. Come avete letto dal titolo, ragazzi, probabilmente l'avete anche visto qua sotto. CR7 is back. Guarito dal Covid, ha giocato in campionato contro lo Spezia. Quindi la sua squadra, ragazzi, la sua fantasquadra, si può permettere di schierarlo. Episodio scorso, che per chi se lo fosse perso, può comunque andare a vedere sul canale, ovviamente lo trova. C'è stato un pareggio tra le due capoliste, ovvero la C Salute e la Aston Villa, un pareggio tra l'altro agguantato quasi nel recupero. E le due squadre che avevano 3 punti, ovvero la squadra che avevano 1 punto per i raccattati e lo Squarta Praga, non hanno approfittato di questo pareggio per poter riagganciare queste squadre in testa alla classifica. Il Milan, anzi, la C Salute, la mia squadra che ritrova Donnarumma. E infatti si va a schierare con Gigio in porta, guarito anche lui dal Covid, Hernandez, Godin, Manolas, Gomez, Kessié, Froler, Tonali, Ribéry, Lautaro Martinez e Victor Osimhen, che ha fatto una bella partita contro il Sassuolo, ma non sufficientemente bella da poter essere valutata con un voto piuttosto alto. Mi ha piaciuto molto Kessié, che mi ha fatto gol, e Froler che mi ha fatto l'assist. Ovviamente la vacanza della partita, la giornata di campionato, l'ho persa 3-1, tanto ormai anche oggi si vince domani. Lo Squarta Praga, ragazzi, uno squadrone veramente incredibile. Tra l'altro non gliel'abbiamo neanche fatto pagare tanto, perché alla fine sono rimasti più fantamaglioni di me. Tanto i sostituti Dragoschi, Cianobi, De Paul, Immobile, Fari, Gagliolo e qualcun altro. I titolari Consigli, Bonucci, Koulibaly, Milenkovic, Pereira, Verdi, Castrovilli, Mkhitaryan, Boga, Ronaldo e Morata. Cioè, Consigli in porta, ragazzi, perché non ha giocato Szczęsny nella Juventus. Si va al quinto minuto, c'è questo fallo di Godin veramente inutile su Cristiano Ronaldo. Viene ovviamente ammonito il difensore del Cagliari, e in questo caso della C Salute. Le regole per le diffide le ho scritte l'altro giorno, tanto siamo ancora in tempo per farle. 5 cartellini gialli, squalifica, poi 4, squalifica, poi 3, squalifica, poi ogni 2, squalifica, ma non penso che si arriverà a questi punti. Sempre al quinto minuto, ragazzi, punizione, va il solito CR7, l'immortale CR7. Vediamo l'esito di questo calcio di punizione. Non dovrebbe trasformarsi in niente di che. Si unisce anche Verdi, mi pare. Va CR7, piuttosto centrale Donnarumma, non ha problemi. Tra l'altro, la C Salute, che la partita scorsa era appunto in difetto, aveva l'handicap di avere palomino in porta, perché appunto né Donnarumma né Stracoscia né suo fratello, ovvero Stracoscia, scusate, Donnarumma Antonio aveva giocato, scusate, ma ho dormito. 15° minuto, cross ancora qua, Consigli, smanacca via. Al 28° Castrovilli ci prova, scivola Godin e poi Tonali allontana. Occasioni veramente blande. 36° Boga qui cerca Morata, Donnarumma blocca. E dopo, mi sembra, 3 minuti di recupero, si va al riposo senza particolari. Forse solo la punizione di Ronaldo è stata l'occasione più ghiotta della partita. Finora, ragazzi, una partita veramente, veramente brutta. Si dovrebbe andare adesso al secondo tempo, se non vado errato, appena me lo vuoi far vedere. E appunto al 50° Verdi cerca Ronaldo, ma Manolas intuisce. 53° dentro, mette fuori Milenkovic. Morata al 61° dentro per Boga. Una sorta di pallonetto che poteva anche essere abbastanza insidioso. Invece finisce fuori. Donnarumma comunque lo controlla con lo sguardo. Però poi, che fatto meglio, potrebbe dare piuttosto fastidio. 75esimo, forse l'occasione più ghiotta per la C Salute, filtrante per Kessié, che tra l'altro l'ha anche segnato in una partita vera. Poi
palla parata, anche qui tiro di Bennacer, para Consigli. Ragazzi, sono veramente occasioni tutte una dietro l'altra perché questa partita sarà forse la noia più totale dall'inizio di questa serie. Infatti, tipo, mi stavo addormentando anche a guardarla. 90° calcio di punizione che batte il Papu Gomez. Anche qui non ci dovrebbe essere una rete se non vado errato. E infatti, grande parata di Consigli. Sceglie di Papu Gomez di farla scendere. Però veramente ottima parata dell'estremo difensore in forza al Sassuolo e in questo caso lo squadra Praga. Sul calcio d'angolo che segue lo va a battere sempre Papu Gomez se non vado errato, esatto. Già questo colpo di testa di Godin che finisce a lato, forse la palla se l'avesse presa un pochino meglio. Fare gol da lì ragazzi ci vuole tanto, c'è chi lo fa però. La coordinazione è da rivedere. 94esimo, recupero scaduto, Gomez dentro che si ritesta per la Toro Martinez che fa 1-0 a recupero extra scaduto. A recupero extra scaduto, Lautaro Martinez fa 1-0 e regala alla Cisalute il terzo risultato utile consecutivo e la conseguente seconda vittoria in campionato. Partita brutta che se c'è nelle file, ragazzi, stavo già scrivendo il risultato di 0-0 sulle statistiche che mi tengo per me, ovviamente, per poter portare avanti la serie e sapere cosa dire. E invece, ragazzi, mi giro gol di Lautaro Martinez, che ovviamente è arrivato al 94esimo con 3 minuti di recupero, toglie ovviamente la possibilità allo squadra Praga di poter anche provare un'azione per pareggiare. Infatti qua finisce e l'arbitro fischia. Primo gol in campionato per Lautaro Martinez che non c'è riuscito né contro la Stombina né contro la Bragagna. A Cisalute che adesso è prima a 7 punti con una partita in più ovviamente a Stombina 4, Bragagna 3, FC Roma 3, Squarta Praga che rimane a 1 e raccata di ragazzi che dopo i 7 gol subiti invito ad andarli a vedere sotto la voce episodio precedente rimangono a un punto solo in classifica. Il ritorno di Ronaldo non è stato granché. Da quel che avete potuto vedere, solo una misera punizione. Del resto, partita molto, molto in ombra. Si va al secondo match, quello che tra l'altro ci sarà. Tra l'altro, oggi è martedì, ci sarà Real Madrid-Inter. Qua c'è Inter-Real Madrid. Ma noi la chiamiamo Astonbira contro Blaugrana. La Astonbira che nei due precedenti di questa serie ha vinto 3-0 contro l'FC Roma. E ha pareggiato 2-2 contro la mia squadra che è la Cisalute e Blaugrana che ha perso 3-2 contro la Cisalute e ha battuto con un rocambolesco 7-0 i raccattati nell'episodio scorso. Vi invito ragazzi ovviamente a vederlo perché qualcosa di magnifico. Zlatan che è sempre presente e mi pento amaramente di non averlo comprato ragazzi, veramente ce l'ho qua di non aver comprato Zlatan, di aver comprato Lautaro Martinez. Ovviamente darei via tutto, anche la casa, per potermi riprendere Zlatan. Forse l'errore che ho fatto è stato prendere tanti giocatori della stessa squadra, forse quello è stato il mio errore, però ragazzi, ci sarà una asta di riparazione a gennaio. Quindi almeno un po' le rose cambieranno. Vedete qua che c'è Rebic perché con assenza di alternative. Titolare ci è andato lui che ha fatto il mezzo assist per Zlatan nella partita contro l'Udinese e tra l'altro ho fatto anche la reaction a fine partita, mi invito ad andare a vedere sul canale ragazzi la reaction a caldo fatto. Formazione della Stombirra, tanto vi leggo i panchinari come sempre per i quali mettete l'ordine di numero non so come mai. Sigo, Bonaventura, Chiesa, Nkulu, Locatelli, Brozovic e Baro, i titolari Handanovic, Quadrado, Toloi, Mancini, Hakimi, Pazalic, Vidal, Milinkovic, Savic, Rebic, dietro a Simeone, Quagliarella, 4-3-1-2. Da questa partita ho cercato di fare un modulo che accontenti un po' tutti i giocatori che sono in campo. Non è mai facile, però meglio così. Real Madrid, anzi, Blaugrana, Golini, Ramirez, Young, Kulusevski, Ilicic, Arthur e compagnia varia in panchina.
Ospina, Tomiyasu, Acerbi, Spinazzola, Difensori, Pellegrini, Fabiana, Arthur, Kulusevski, Dybala, Dietro, Ibrahimovic e Correa. Quindi 3-4-1-2. Sostanza è il modulo con cui gioca l'Inter. Si parte e al quinto minuto, subito, c'è Quagliarella che la butta dentro per Vidal, che tenta un gol più o meno come quello che ha segnato contro la Cisalute, ma Ospina non ci sta. Un calcio di punizione al settimo, chiedo scusa, Dybala la mette dentro. Andanovic non ha assolutamente problemi. Quindicesimo, Spinazzola va al cross verso Zlatan, smanacca via Andanovic e poi niente di fatto. Diciassettesimo, Hakimi dentro per Simeone, che ci va molto vicino, ma Ospina chiude la porta in faccia. 24esimo, Pellegrini dentro, la palla rimane lì, Zlatan la mette dietro e fa un grosso errore perché poteva tranquillamente ribattere a rete. 28esimo, autocross ancora Andanovic. Si dovrebbe arrivare appunto al 30esimo. Quagliarella dentro per Rebic, solo, indisturbato, conclude col suo sinistro. Davanti a Ospina, tu per tu con lui, non sbaglia e fa 1-0 per l'Aston Birra. Primo gol di Rebic in questo fantacampionato, primo gol ragazzi, anche la prima presenza in assoluto perché non era ancora andato in panchina, uno che non aveva schierato e due comunque sappiamo che è rientrato proprio contro l'Udinese post infortunio. Tanto ragazzi, alla Madrid questa sera. Ragazzi, che vincano, a parte gli scherzi, che vinca il migliore. Non so perché mi sia cascato, vabbè. Al 30esimo, l'Aston Birra passa in vantaggio con Ante Rebic. 38esimo, Simeone, no, Pasalic dentro per Simeone, che schiaccia di testa questa volta, la butta dentro e fa 2-0. Il Ciolito Simeone, anche per lui, primo gol in campionato. Anche se per lui mi sembra che sia questa almeno la terza partita, se non vado errato, o forse la seconda, comunque quella scorsa l'aveva giocata contro la Cisalute, non ricordo benissimo. Assist di Pasaric, e manda a patate Spinazzola, in sostanza, sì, gli fa fare il giro del mondo per poi lasciarselo dietro. Quindi, buonissima mossa, schiaccia in porta, Spina può poco o niente davanti a questo tiro. E gol che porta le squadre sul 2-0 per l'Aston Birra, che sta facendo ragazzi un campionato veramente, veramente unico. Si passa al minuto, appena cambia l'immagine, 43. Vidal per Milinkovic-Savic, che poteva assolutamente un giocatore come lui tirare meglio, si dispera ovviamente. Mi sembra abbia fatto tipo un tiro a giro, sì, appunto. È vero che era un po' coperto dal suo compagno di squadra Acerbi, ma secondo me poteva fare molto meglio. Primo di recupero, palla dentro per Zlatan. Andanovic non ha problemi, comunque coperto da Milinkovic-Savic. Si va così a riposo dopo 3 minuti di recupero esatti, esattamente 3 minuti. Si va a riposo sul 2-0 momentaneamente e l'Aston Birra riprende il suo primo posto in classifica al pari merito con la Cisalute, ma con 5 di differenza reti rispetto ai 2 della mia squadra. 47esimo, Quagliarella dentro per Simeone, Ospina. Questa volta senza problemi, Quagliarella, Simeone si gira, destro, batte Ospina un'altra volta e fa 3-0 al 48esimo e porta e si porta al secondo posto nella classifica marcatori insieme a Lukaku, Ibrahimovic e Perisic. Si porta al secondo posto tra marcatori di questo fantacampionato, peraltro segnando due gol in una partita, quindi mi immagino chiedo scusa, cosa ci possa riservare da qui a fine stagione il Cholito Simeone. Ci ho fatto anche prima. 3-0 ragazzi, poi da chiaramente schiaccia Blaugrana in una maniera veramente assurda. Adesso dovrebbe andare al minuto, al 51esimo, dove Ibrahimovic mette dietro per Fabian, che calcia di sinistro,
sfiora il 3-1, una palla che esce fuori al lato. Handanovic c'era, ma un tiro così potente, se calciato a modo, è molto difficile da parare. E 56esimo, palla dentro, Handanovic smanacca via. E al 58esimo Correa per Dybala che col destro, neanche col sinistro, fa 3-1, mandando nell'incrocio appunto una palla molto simile a quella che aveva tirato il suo compagno di squadra in precedenza. Ovviamente classica esultanza con Dybala Mask. Accorcia le distanze, riapre la partita, non lo so, lo vedremo. Comunque riporta comunque la differenza reti della propria squadra, che inizialmente era a più 4, poi è andata a più 1, però no, scusate, poi è andata a più 3, ora è a più 4. No, era più 6, poi è andata a più 3, era a più 4. Sì, ragazzi, devo tenere a mente un casino di cose. Intanto qua esce Kulusevski, entra Ashley Young. Intanto. Mi è piaciuta questa clip, lo voglio tenere. 58esimo Dybala fa 3-1. 65esimo Pellegrini la mette dentro, Vidal devia, Handanovic blocca. 67esimo Quagliarella ci prova per il 4-1, palla dentro per Simeone, Young segna un gol, perché segna un gol, evita la tripletta al Cholito. Al 60esimo sul calcio d'angolo che segue Milinkovic-Savic, la palla è dentro, Bonaventura calcia di destro, qualcuno mette via. Poi Rebic colpisce Spinazzola e Ospina e lo stesso Spinazzola fanno finire questo patimento. 74esimo, palla ancora dentro, Tomiyasu mette benissimo in corner. 84esimo, Arthur dietro per Fabian che calcio di sinistro, incontra Bonaventura sulla sua strada. Poi ci prova Ibra una mezza girata e blocca Handanovic. 86esimo, ci prova ancora Leroy Lavagna con Arthur dentro, Cuadrado mette in calcio d'angolo. Dopo 3 minuti di recupero, ragazzi, dopo 3 minuti e 10 secondi di recupero, la partita finisce sul 3-1. Risultato che ci sta. E Aston Villa che riprende la ci salute, tra l'altro lo supera pure grazie a differenza di più 5 e rispetto a quella di più 2 della mia squadra. Blaugrana che non approfitta per andare a più 6, ma rimane a 3 punti. FC Roma che rimane a 3 punti, ma deve ancora giocare. E Squarta Praga e Raccattati che rimangono appunto. La terza partita appunto sarà tra FC Roma e Raccattati. L'FC Roma potrebbe portarsi in sostanza in maniera solitaria al terzo posto in classifica a meno 1 dalle capoliste con una vittoria, e Raccattati invece che potrebbero portarsi a 4 punti e andare e mettersi dietro Blaugrana, FC Roma e Squarta Praga. Tutto sta in questa partita. L'FC Roma per diventare terzo e Raccattati per diventare terzi. 1 a 6 punti, 1 a 4 punti. Dipende come andrà. Si gioca tra l'altro, non ho letto il nome dello stadio, c'è la nebbia. Ho cercato ragazzi di mettere più scenari possibili ovviamente, per variare molto. L'ho già spiegato nel video scorso, ho cercato di mettere una volta la pioggia, una volta la nebbia, una volta il sereno, una volta questo stadio, una volta quell'altro per diciamo cercare di cambiare il background ogni volta, se no poi diventa veramente monotono, dato che questi turni si ripeteranno per ben 5 volte, per ben 3 volte e mezzo, andata e ritorno parlo, in tutto il campionato. Detto questo, ragazzi, c'è un cambio appunto di formazioni, perché una volta, fino agli episodi scorsi, Blaugrana era la Juventus, adesso la Juventus è diventata i Raccattati, che prima erano Udinese. Lo Squarta Praga è andato al Barcellona, che prima era il Nizza, e i Blaugrana prima erano il Piemonte Calcio, adesso sono diventati il Real Madrid. Appena finiscono di stringersi le mani, cosa che non si può fare per via del Covid, dovrebbero uscire le formazioni, ragazzi, e fare formazioni di Raccattati è sempre un'impresa, perché lui schiera solo i titolari, non si sa come mai. Intanto l'FC Roma ha più o meno una formazione molto simile a quella della domenica scorsa. Silvestri, Smalling, Ramsey, Zago, Muriel, Kjær e Pulgar in panchina. Mirante, Adebur, Caldirola, Ibanez, Politano, Soriano, Veretout, Barella, João Pedro, Mertens e Zapata. 4-3-2-1. Vecchio modulo del Milan al tempo. I Raccattati, alias Piemonte Calcio.
Musso, Montipò, Colle, Vlahovic, Pedro, Di Lorenzo, Nainggolan, le riserve 4-3-1-2, Lazovic, anzi Cragna in porta, Lazovic, Romero, Biraghi, Letizia, Zaccagni, Kučka, Bentancur, Caicedo dietro a Kwame e Kevin Lasagna, ragazzi, Kevin Lasagna che quando vuole sa far male e soprattutto è molto utile per la sua velocità. Secondo minuto subito, Kwame per Caicedo, la palla che veramente esce di poco, i raccattati si fanno già sentire, mettono già fuori questa voglia di riscatto dopo la figuraccia, dopo il 7-0 subito in casa contro, no, fuori casa, contro il Blaugrana nello scorso episodio. Palla dentro per Lasagna che fa gol al settimo minuto, ma si alza la bandiera dell'assistente, ragazzi, fa un po' Morata style e ovviamente fuori gioco netto e quindi si riparte sempre 0-0. 24esimo, Kwame dentro per Caicedo, anzi Caicedo dentro per Kwame, ma c'è posizione ancora una volta irregolare, questa volta ancora più netta che prima. Si va al minuto 25esimo, Lasagna dentro per Bentancur, dentro per Caicedo che quasi con una mezza scivolata la mette dentro e al 26esimo fa 1-0 per i raccattati, ragazzi, risultato un po' clamoroso vedendo la qualità delle rose e non tanto clamoroso vedendo come si sta mettendo la partita, perché comunque i raccattati era un bel po' che stavano spingendo. Vado, mi sto piano piano riprendendo dalla dormita che ho fatto. Poi dentro Caicedo scivolando mangia i Bagnez, mangia Mirante che anche lui scivola e mette dentro il gol di 1-0, tra l'altro prima rete in campionato per raccattati, la segna in questo caso il trequartista della Lazio. Si dovrebbe andare adesso a qualche minuto più in là, al 35esimo ancora raccattati con Caicedo dentro per Lasagna che colpisce il palo, in sostanza Mirante strabattuto. 38esimo ancora dentro per Lasagna che colpisce un altro palo. Ragazzi, poteva essere almeno 3-0. 39esimo, Kwame, Bentancur, Lasagna. Questa volta Mirante para. Assedio assoluto dei raccattati. 40esimo, prima occasione per l'FC Roma. La palla dentro di Mertens protegge Bentancur da quel che ho visto. E Cragno prende. A recupero quasi scaduto, questo sinistro di Kwame. Mirante blocca e si va al riposo. Sul risultato di 1-0 con gol di Felipe Caicedo, che porta momentaneamente i raccattati a 4 punti e in sostanza al terzo posto in classifica solitario, perché i Blaugrana hanno perso, FC Roma stanno perdendo e lo Sparta Praga, nonostante il pareggio, grazie alla partita non disputata della prima giornata, hanno raccolto due sconfitte. Al 48esimo, João Pedro sinistro che coglie Biraghi. Non so se l'ha preso in faccia, ma vediamo il replay. No, l'ha preso sul petto, ma l'avrà spolmonato dopo questo tiro. 51esimo, Mertens per Duván Zapata, sinistro, Cragno, manda in angolo. Ragazzi, Cragno che spesso viene sottovalutato, ma secondo me è un gran portiere. Non a caso è 81 su FIFA. 55esimo, Veretout, sinistro, Cragno, centrale, telefonato. Ma comunque insidioso. 59esimo, calcio in angolo, va Dries Mertens. Vediamo cosa vuole fare, va il cross. La palla dentro, João Pedro colpisce Romero, che manda ancora una volta in calcio d'angolo. Un tiro assolutamente diretto in porta. Romero alza il piede e la mette in angolo. 62esimo. Mertens, destro, Cragno, superlativo, Alessio Cragno. Più o meno la maggior parte dei gol che abbiamo visto oggi sono arrivati così, quasi tutti ha segnato, tranne Mertens che si fa parare non per colpa sua, questo tiro a Cragno. 63esimo, Politano sinistro, ancora Cragno, non so quante volte l'avrò nominato questo portiere, ma siamo ancora al 63esimo. 80esimo, palla dentro, Mertens. Mertens destro, Cragno la tocca e la devia in calcio d'angolo.
prestazione, ragazzi, da 10 di questo portiere, da 10. Assurdo, assurdo. Qua con la punta delle dita lo manda in angolo. 83esimo, Caicedo di sinistro colpisce il palo. Terzo palo per i raccattati, che potrebbe essere un potenziale 2-0. Ancora all'89esimo, questo destro di Mertens, palla che finisce in calcio d'angolo. Ancora Prato da Cragno. Finale, ragazzi, veramente epico. Protagonista Cragno, soprattutto, e un palo. Più là, col protesta di Dzeko, palla che finisce sul fondo. E si va al calcio d'angolo, al secondo minuto di recupero. Strano che non salga il portiere per tentare il pareggio. Va Mertens dentro, Cragno smanacca via. Poi Soriano, Vlahovic tocca, Cragno ancora. E dovrebbe essere appunto l'ultima occasione, perché 3 minuti e 4 di recupero bastano per dichiarare la fine della partita. Aston Villa, ci salute, a 7 punti, raccattati, che raggiungono la terza posizione in classifica. Classifica a 4 punti, Blaugrana e FC Roma a 3 punti, squadra Praga, che rimane, nonostante abbia perso la 90 come Koulibaly, Bonucci, Cristiano Ronaldo e Immobile, rimane ferma a un punto solo in classifica. Tra una settimana, ragazzi, ci sarà la settima giornata con i raccattati contro AC Salute, squadra Praga, Aston Birra, quindi Barcellona, Inter, e FC Roma contro Blaugrana. Detto questo, ragazzi, episodio veramente povero di gol. Sono totale 6 solo i gol segnati in questa giornata, a differenza dei 7, 8 e 4, 12, esattamente il doppio della scorsa giornata, appunto. Mi dispiace ripetere le cose, vi rispondo dopo, sto lavorando. E quindi, ragazzi, io vi ringrazio della visione, lasciate un like, iscrivetevi. Ora perdonatemi l'incepparmi di quei dramma, ragazzi, si stanno chiudendo gli occhi, ho dormito veramente poco stanotte. E quindi noi ci vediamo in settimana con tutti i video che stanno uscendo, ovviamente, non mancano mai. E ci vediamo la prossima settimana con la giornata 7, con le partite qua annunciate. Grazie a tutti, ragazzi, e ci vediamo presto. Un abbraccio, lasciate like, iscrivetevi e passate al canale.